Siamo a San Giusto Canavese, in provincia di Torino. Dietro di me c'è la casa, una casa che era diventata famosa perché era stata sottratta e confiscata a un famoso narcotrafficante, a un uomo della malavita. Una casa fatta coi soldi della malavita e che quando fu confiscata, pensate, ci fu un tentativo di distruggerla perché la stessa malavita non voleva che lo Stato se ne riappropriasse. Allora abbiamo fatto un intervento come Regione Piemonte, come provincia di Torino, come prefettura di Torino. Abbiamo messo delle risorse economiche per poter recuperare questa struttura, che oggi è finita, è completa e può essere consegnata a una cooperativa che si occuperà di disabili, cioè che farà abitare questa casa da famiglie che hanno portatori di disabilità all'interno delle loro realtà. Un motivo di solidarietà, un motivo bello. Immaginare che questa casa era stata fatta chissà con quali finalità, fatta coi soldi della droga, fatta per ospitare chissà quali feste e libagioni in barba allo Stato, oggi diventa una casa in cui lo Stato c'è e in cui lo Stato si occupa dei più deboli.